Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi in una nuova puntata di Q&A Tech Day. E allora, ho selezionato le vostre domande, come di consueto, ne avete fatte veramente tante, continuate a farne tante perché, come vi ho detto, siamo in pieno periodo estivo, quindi sto programmando un po' di Q&A. Se me ne fate tantissime, vediamo anche di raddoppiarli nelle prossime settimane. Non posso garantirvi nulla perché dipende anche da voi, ma in questa fine di domenica partiamo con le vostre domande. Baio 17, Q&A, oramai smartphone anche cinesi rimuovono il jack. Tu approvi queste modifiche anche se lo spazio per il jack c'è? Allora, io sinceramente diciamo che approvare non è quello che faccio, nel senso se mi arriva un Mi 6 non mi cambia la vita perché ormai ho praticamente la maggior parte, anzi la totalità delle cuffie che uso sono Bluetooth, a partire dalle AirPods che uso spesso su iOS ma anche su Android perché si possono usare. Per arrivare alle mie carissime Jabra Revo che utilizzo con piacere da ormai 3-4 anni e sono le cuffie che utilizzo di più insieme alle AirPods. Quindi se devo ascoltare musica lo faccio con le cuffie wireless, quindi non mi cambia nulla che ci sia o meno il jack. E credo che ragazzi il futuro sarà così, il futuro sarà fatto di cuffie Bluetooth, perché avere un filo di mezzo quando possiamo rinunciare al filo? Per una questione di praticità, perché poi ci sono gli pseudo-audiofili, no? Che vengono a dire, ma la qualità col cavo è superiore. Poi magari ascoltano la musica scaricata dalle app che ti permettono di scaricare l'audio di YouTube. Cioè, di questo stiamo parlando. Oppure ascoltano l'MP3 super compresso. Se volete ascoltarvi la qualità audio buona, ascoltatevi il file non compresso sul vostro computer con la cuffia via cavo, una bella KG, come si deve, da 300-400 euro, ve la mettete. E al computer vi ascoltate l'audio migliore che ci sia. Ma se dovete ascoltare musica in mobilità con lo smartphone, per quanto buona possa essere la qualità del cavo, che poi bisogna vedere anche il tipo di cuffia, fidatevi che le Jabra Revo vanno meglio delle cuffiette via cavo che trovate nei vostri smartphone, eh? Le Jabra Revo wireless senza fili si ascoltano meglio rispetto alle cuffiette in dotazione col vostro smartphone. Quindi al jack si può rinunciare, Jabra Revo ormai costano sui 100 euro, che ragazzi sì lo so, non sono pochissimi per una cuffia, ma dovete anche considerare che lo spettro di prezzi delle cuffie Bluetooth va da 5 euro, di quelle cinesissime che dopo 2 volte che andate a correre si sono sciolte, fino ad arrivare a cuffie da 1000 euro, 2000, 3000, non lo so fino a quanto si arriva, ma si arriva anche forse su queste cifre. Quindi 100 euro per delle Jabra Revo che sono sempre dignitosissime, ve lo continuo a dire. Non sono tanti, e vi risolvono sto problema del ma c'è il jack, ma non c'è il jack, come faccio se non c'è il jack? Ti metti la Jabra Revo o qualsiasi altra cuffia Bluetooth, il Bluetooth, gli smartphone ce l'hanno tutti, e stai tranquillo. Apophis00, Q&A, cosa mi consigli di prendere tra Honor 9 e Galaxy S7? La scorsa puntata ho risposto alla domanda Honor 8 Pro e Galaxy S7, adesso Honor 9 e Galaxy S7. Secondo me in questo caso Honor 9. Honor 9, perché alla fine non è che Galaxy S7 sia un brutto telefono, però è un telefono che ha già fatto 1 anno di aggiornamenti, che a guardarlo forse rispetto ad Honor 9 è anche un po' più vecchiotto, considera che poi Honor 9 si ispira tantissimo a Galaxy S7 per estetica, quindi sono molto simili sul retro soprattutto. Però Honor 9 ha ancora una volta una fotocamera artistica divertente, quella di S7 però in valore assoluto è migliore. Quella di Honor 9 è più divertente, secondo me, come stavo dicendo. Qualità video a favore però di S7, schermo a favore di S7, anche se magari non lo usate a risoluzione piena. Quello di Honor 9 però non è male. Io tra i due, sinceramente, anche per la MIUI e per i 6 GB di RAM, c'è cioè la versione premium, e in generale per come gira Honor 9 ti consiglierei Honor 9, ma sono due telefoni estremamente simili, estremamente vicini, quindi se acquisti uno o acquisti l'altro cadi in piedi in entrambi i casi. La quarta domanda è di Angelo Pozzuolo. Ciao Meizu, come lavora sul fattore aggiornamenti? Vorrei prendere un Prosim, ma ho paura si fermi a Nougat. Purtroppo Meizu era partita bene, adesso non aggiorna più nulla, ragazzi. Come Xiaomi sono fermi a Marshmallow in sostanza, non c'era una Flyme, la stanno testando forse su Nougat, ma Meizu si dimentica poi di molti dispositivi. Meizu da quando è arrivata concretamente anche in Italia, secondo me ha iniziato a sbagliare un po' di mosse. I suoi telefoni sono buoni, non sto dicendo che non lo siano, però molto spesso comunque si storce il naso con un Meizu.
Mentre ci sono smartphone che comunque arrivano qui anche importati e più o meno se la cavano, Meizu ha questo problema non solo con gli aggiornamenti, magari anche con il fatto di piazzare dei prodotti su prezzi troppo alti. Insomma, speriamo che tornino un po' in carreggiata, perché la vecchia Meizu, quella degli M2, degli M2 Note, ne dava di filo da torcere un po' a tutti. Speriamo si torni su quei livelli, l'hanno fatto forse con l'M5, speriamo insomma che con i prossimi smartphone azzecchino i prezzi e rilasciano un po' di aggiornamenti. E siamo arrivati all'ultima domanda, che è di Vittorio di Febo. Ciao Andrea, volevo chiederti se si sa già qualcosa sul Huawei Mate 10. Sei bravissimo, continua così, grazie. Per quanto riguarda il Mate 10 si sa poco, si è visto soltanto un concept, un rendering che dice che Huawei potrebbe seguire Samsung ed LG e anche Apple già a febbraio, a marzo, al Mobile World Congress 2018, a IFA 2017, a settembre, con un Mate 10 che sarà borderless con schermo curvo, insomma molto simile al Porsche design dell'anno scorso, ma borderless. Potrebbe essere una cosa molto carina, Huawei l'aveva già confermato da tempo, già da subito dopo la presentazione del P10, forse perché c'era stato un po' di scetticismo sul fatto che P10 era l'unico top di gamma uscito a Barcellona non borderless, in sostanza, perché di S8 non si era visto nulla, ma si era già visto tutto, e in quel modo quindi si sono già voluti un attimo parare il sedere per dire, vedete che ben presto arriverà anche un nostro borderless e forse sarà Mate 10 che verrà appunto presentato ad IFA o comunque in quel periodo. Ebbene ragazzi, questa era l'ultima domanda per questa settimana, io vi invito a fare tante altre domande per il Q&A di settimana prossima qui sotto nei commenti, vi invito anche ad iscrivervi, a condividere questo video e a lasciare un like se non l'avete ancora fatto, seguiteci anche su www.tech.it dove trovate non solo le nostre recensioni testuali degli smartphone con gli scatti, gli screenshot, ma trovate anche tutte le ultime notizie aggiornate praticamente ogni giorno in tempo reale, con le notizie appunto che arrivano da tutta la tecnologia, dal mondo della tecnologia. Sto cercando di non incartarmi, ma ci sto puntualmente riuscendo, e allora non mi resta che salutarvi con una buona fine di domenica e buon inizio per la prossima settimana. Noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone per Tech.